Retroflash. Tosti! Bentornati ragazzi in questa nuova stagione di Retroflash, dove in 3 minuti vi consigliamo un gioco fra quelli che a noi sono piaciuti di più. In questo caso vi presentiamo Far Cry. Far Cry, un sparatutto uscito nel 2004, mosso dal CryEngine, o Engine, vedete voi come definirlo, fra i capostipiti dell'ultima serie di sparatutto fatti bene. Infatti, oltre alla grafica, alla fisica, all'intelligenza artificiale, a una storia fantastica, c'era anche tantissime altre cose, cioè tantissima altra roba, che poi l'ho detta tutta, quindi non so cos'altro sia rimasto. Comunque, se impersoneremo Jack Carver, questo ex agente segreto che dovrà difendere o dovrà recuperare comunque questa giornalista che è stata rapita, l'ambientazione è quella di un'isola deserta, penso caraibica, non lo so, comunque molto paradisiaca e bella da vedere. E insomma, cioè, ci ritroveremo davanti a questi soldati fin dall'inizio che sposteranno questa nostra moderna principessa ovunque sull'isola, fino a poi trovarci contro invece mostri, soldati geneticamente modificati, scimmie geneticamente modificate. E il bello di questo gioco, oltre, come dicevamo prima, alla grafica, alla fisica e tutto il resto, era il fatto che ti faceva dare quell'assaggio di free roaming, che era un mezzo free roaming, perché in realtà tutte le missioni erano suddivise per livelli e zone, quindi potevi allontanarti fino a un certo punto, ma non è che potevi realmente esplorare un'isola enorme. L'isola era di per sé molto piccola e quindi riusciva però a darti la sensazione di poter fare realmente quello che volevi. E per i giochi dell'epoca era molto difficile, perché l'unico free roaming sulla piazza si può dire che era GTA, Mafia, e nessuno l'aveva mai importato nello sparatutto in prima persona. Oltre a questo c'era un arsenale pazzesco da fare invidia a Rambo. Avevamo fucili a pompa, a ripetizione, lanciarazzi, mitra, pistole, granate. Potevamo addirittura lanciare i sassi, perché l'intelligenza artificiale era talmente intelligente che se tu lanciavi un sasso, e sembrerà strano detto nel 2014, ma nel 2004 era qualcosa di veramente spettacolare, se lanciavi il sasso distraevi le guardie. Cioè, tanti piccoli accorgimenti che rendevano il gioco veramente perfetto. Non c'era una sbavatura, non c'era niente che poteva dirti ah vabbè, però migliorerei questo aspetto. Cose che invece purtroppo ai giorni nostri sono all'ordine del giorno. Quindi mi raccomando, giocatelo, perché è un vero cazzo di capolavoro. E questa era la prima puntata della nuova stagione di Retroflash. Vi consigliamo di iscrivervi alla nostra pagina Facebook, di cliccare sul pulsantino di YouTube o di guardare un altro nostro video. Detto questo, vi saluto, bella per voi, e la prossima puntata la gestirà o Patrizio o Manuel. Quindi, mi raccomando, non perdetevela. Bella per voi!